Elezioni regionali in Lombardia. Centrodestra compatto intorno al governatore uscente Attilio Fontana e prove di unità nel centro-sinistra. È inizio settimana il terremoto politico all'interno della giunta lombarda con le dimissioni di Letizia Moratti dalla vicepresidenza e dalla guida dell'assessorato al welfare della regione. Ha portato a inevitabili reazioni. In una nota all'oramai ex assessore lombardo Letizia Moratti ha messo nero su bianco che la decisione è stata presa a fronte del venir meno del rapporto di fiducia con il presidente Attilio Fontana. Se da una parte dunque il centrodestra fa barriera sul nome del governatore lombardo uscente, dall'altra domani è attesa per l'assemblea regionale del Partito Democratico. Auspico che l'assemblea di domani delinei un percorso più ampio possibile che raccolga il consenso delle forze di opposizione al governo, spiega Angelo Orsenigo, consigliere regionale del Partito Democratico. C'è l'apertura del PD nei confronti del Terzo Polo e del Movimento 5 Stelle per spezzare la guida del centrodestra regione che dura da anni. Infine, su un possibile coinvolgimento di Letizia Moratti, Orsenigo è netto. È una questione su cui dobbiamo riflettere, ma al momento è un'opzione difficilmente percorribile.